Buongiorno a tutti. Breve presentazione mia e della piattaforma Cloud Scuola e poi passiamo direttamente all'argomento della giornata. Oggi faremo un solo piccolo evento. Oggi è un'oretta, il workshop. Chiacchiereremo un'ora insieme. Io seguirò la vostra chat, anzi la seguirà la presidentessa dell'ente non profit progetto Cloud Scuola, che chatterà con voi. Mentre io starò qui davanti a voi e sì, qualche nozione di servizio, userò la condivisione dello schermo e vi mostrerò la piattaforma. Vi mostrerò come funziona un particolare aspetto della piattaforma. Questo ci è stato richiesto da molte scuole che sono in corso di adesione, allora abbiamo deciso di fare così. Ecco, ognuna delle tappe di questo convegno itinerante, che è il convegno Stellina, che voi sapete terminerà a Milano, beh, lì speriamo di poter essere diviso e essere in presenza, ok? Bene, ognuna di queste tappe sarà dedicata a un particolare argomento. L'argomento di oggi lo anticipo, poi passo alla presentazione mia e dell'ente non profit progetto Cloud Scuola. Puntata dedicata, potremmo dire, alla gestione del catalogo, quindi creazione e gestione nel tempo del catalogo, unitamente alla gestione nel tempo, ma soprattutto alla creazione della collezione libraria della biblioteca scolastica. Ecco, questo è un aspetto molto singolare del quale si sente poco parlare. Però, ok, non entrerò nel vivo subito. Presentazione. Allora, io sono Gabriele Montini, sono il responsabile scientifico dell'ente non profit Progetto Cloud Scuola e anche questa volta i miei colleghi dell'ente hanno deciso di mandare me alla berlina. Normalmente mi faccio cogliere impreparato, quindi sarà successo anche oggi, sono stato in silenzio, in cose strane, quando la registrazione si è avviata. Perdonatevi, è bruttissimo questa cosa parlando da soli col monitor. Va bene. Comunque, anche questa volta mi hanno lasciato solo e mi hanno detto: vai tu per tutti alla berlina lì davanti. Ok, e io sono andato. E quindi, responsabile dell'ente non profit progetto Cloud Scuola, perfetto. Mi occupo nella vita, al di fuori dell'ente non profit, di intelligenza artificiale applicata alle biblioteche. Lo faccio qui in Università Cattolica, lo faccio per enti, biblioteche di ogni natura e ogni tipologia, editori, distributori librari, quindi diciamo intelligenza artificiale applicata al libro. Ecco, potrei esprimermi così. Questo per quel che riguarda me, ma la mia presentazione è finita. Se cercate su LinkedIn, se cercate su Medium, se cercate, trovate, ecco, quelle cose che faccio, le cose che scrivo e ok. Viceversa, ente non profit. Questo è qualcosa che merita più parole. Il nostro ente, Progetto Cloud Scuola, è l'unico ente in Italia che sia non profit e quindi che usi fondi privati per perseguire finalità pubbliche, quindi il bene collettivo, nell'ambito della biblioteca scolastica. Non ce ne sono altri, non li cercate. Noi siamo l'unico ente che lo faccia con strumenti di natura digitale. Quindi cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo deciso di fare? Il nostro obiettivo era che i ragazzi leggessero di più. Questo l'abbiamo detto anche l'altra volta. Nel nostro paese, sì, nel nostro paese i livelli di lettura sono i più bassi del mondo civile, sono a livelli dei paesi in via di sviluppo, i livelli di lettura, ve lo ricordo, 4 su 10 italiani leggono, 1 su 10 italiani frequentare biblioteche. Ecco, questo è l'anello debole della catena in cui abbiamo voluto intervenire, congiungendo un po' i lembi di questo anello. Ecco, cosa abbiamo fatto? Siamo data scientist, siamo progettisti software, io mi occupo di intelligenza artificiale, siamo bibliotecari, pedagogisti, eccetera. Nel nostro ente ci sono un po' tutte queste figure e abbiamo detto, bene, costruiamo una piattaforma che sia adatta alle biblioteche scolastiche italiane, cioè che tenga conto del contesto, ma soprattutto che agganci questo contesto alle linee guida internazionali. Perché anche se in Italia se ne parla poco, sì, diciamo negli ultimi convegni, meritoriamente le convegno Stelline, si è iniziato a parlare di questo aspetto, linee guida internazionali, cioè l'IFLA, che fa parte dell'UNESCO, l'IFLA ha tutta una sezione dedicata alle school libraries. Ebbene,
linee guida sulle biblioteche scolastiche. Ecco, la nostra piattaforma è stata da noi progettata e costruita in piena adesione a quelle linee guida. E quindi il nostro ente cosa fa? Regala quella piattaforma che automaticamente aggancia la biblioteca scolastica italiana alla realtà internazionale, quindi fa saltare, diciamo, tutta la parte di recupero, no? Sapete, quando si è indietro su una certa situazione si deve correre, correre, correre. Bene, quella parte la saltiamo e facciamo un salto di livello. Arriviamo al livello giusto, che è quello delle biblioteche scolastiche internazionali. La nostra piattaforma è già fatta così. Ok, quindi è usabile, quindi è accessibile, quindi rispetta tutti i crismi, contiene anche un po' di intelligenza artificiale perché ce l'abbiamo voluta mettere a tutti i costi, perfetto. È una piattaforma che a volerla comprare costerebbe un'infinità di denaro, è la più aggiornata in questo momento a livello continentale fra tutte le piattaforme bibliotecarie, non solo quelle scolastiche, però la regaliamo alle scuole. Bene. La cosa importante è che insieme a questa piattaforma noi regaliamo un ausilio metodologico al docente, all'insegnante, a tutti coloro che si debbano occupare di biblioteca scolastica. Ecco, oggi vorrei cominciare da questo primo anello della catena, no? Quindi, se abbiamo detto che nella scorsa puntata abbiamo presentato per bene l'ente, le sue finalità, abbiamo raccontato il contesto e la nostra decisione di essere completamente gratuiti su tutto, anche nel supporto metodologico. Ecco, questa volta invece entriamo nel vivo del primo argomento. Noi parliamo di gestione nel tempo e costruzione del catalogo e gestione nel tempo e costruzione della collezione della biblioteca scolastica, cioè proprio materialmente costruzione degli scaffali, organizzazione degli scaffali. Ecco, per fare questo, lo anticipavo prima, io condividerò le schermate della piattaforma e quindi non vedrete solo la mia faccia, vedete anche la piattaforma e ecco, cercherò anche di darvi conto dell'efficacia di questo risultato, dei risultati che si possono ottenere con questo approccio. Ricorderete che se avete frequentato lo scorso episodio di questo convegno, bene, altrimenti lo dico per chi non ci fosse stato la volta scorsa, in ogni caso noi abbiamo parlato di un carattere distintivo, cioè non siamo solo innovatori digitali gratuiti, non siamo solo un ente non profit, l'unico che si dedichi alla biblioteca scolastica italiana, ma ci caratterizziamo per l'efficacia dell'intervento, cioè a noi interessa che la biblioteca funzioni, perché la biblioteca è il luogo che crea l'occasione per la lettura. In tante scuole si fanno eventi di promozione della lettura. Vero, verissimo, perfetto, fantastico, meno male. La domanda che dovrebbe sorgere spontanea in tutti noi è, ok, ma poniamo che alla fine davvero sorga questo bisogno di leggere nel ragazzo, dove va a prendere il libro se non c'è una biblioteca scolastica? Ecco, noi riteniamo che davvero la biblioteca scolastica sia l'anello mancante in questo nostro paese e per questo siamo orgogliosissimi di averne aperte gratuitamente 3.000. Ne abbiamo aperte circa 3.000 ad oggi. Il periodo della pandemia ovviamente ha danneggiato l'uso delle biblioteche scolastiche, però comunque anche in questa fase, guardate, non passa settimana che non ci siano 10, 20, 30 adesioni alla nostra piattaforma, quindi diciamo che i ritmi di crescita sono comunque anche in questa fase pandemica molto, molto sostenuti, quindi arriveremo a una community, penso, di svariate migliaia di biblioteche scolastiche nel giro di pochissimo. Insomma, già adesso siamo 3.000, pur con tutte le difficoltà del 2020. Ecco. E di questo, ahimè, di questo primo trimestre del 2021. Comunque, andiamo con ordine, perché se faccio prendere dalla logorrea inizio a raccontare tutte le cose. Allora, avevo detto, gestione delle collezioni, gestione del catalogo. Ecco, all'inizio parliamo di creare questa cosa. Cosa abbiamo deciso di fare? Beh, allora, abbiamo deciso di costruire la piattaforma in modo che fosse in sé un ausilio a questa attività. Ecco, io di solito quando faccio questo racconto di questa cosa, questo atto formativo, chiamiamolo, in ambito, beh, quando andiamo
nostalgia in questo periodo. Di solito noi siamo in giro per l'Italia, tutti i borghi bellissimi dove ci chiamano a fare formazione, a parlare con i ragazzi di biblioteca, di digitale, insomma, di ricerca. Ecco, ok, quando siamo in giro a fare questa cosa, di solito io racconto, qui abbiamo molto meno tempo, quindi sarò più stringato, racconto questo aspetto interessante, cioè quando noi in Italia, nei decenni che sono passati, abbiamo approcciato il problema della biblioteca scolastica. Noi, dico noi, come plurale a tanto, ne sia chiaro, non ho mai condiviso quell'approccio. Comunque si è affrontato, vi dirò all'impersonale, si è affrontato il problema della biblioteca scolastica in termini di costruzione del catalogo. Cioè, a cavolo, facciamo il catalogo della biblioteca scolastica. Ecco, questo è quello che si è fatto negli anni scorsi, cioè laddove si è intervenuti sulla biblioteca scolastica si è detto facciamo il catalogo. Ecco, il nostro approccio è molto diverso. Noi diciamo, vogliamo fare qualcosa per la biblioteca scolastica? Sì, pensiamo al servizio. Pensiamo a cosa mettere a disposizione ai ragazzi, pensiamo a come mettere a disposizione quelle cose ai ragazzi. Pensiamo a come fare una cernita dei materiali. Pensiamo, che ne so, di arrivare a una biblioteca, spessissimo capita, ci sono varie tipologie, potrei parlarne a lunghissimo, abbiamo una casistica infinita. Bene, cosa succede di solito? Succede che in quella stanza ci sono un po' di libri dimenticati da molti decenni e si dice, ma perché non facciamo il catalogo? Ecco, noi diciamo, no, perdonateci. Noi vi diciamo, il catalogo è quasi una conseguenza, però noi qui dobbiamo riflettere in termini di servizio, cioè quello che dobbiamo progettare insieme, e lo facciamo con il nostro tutorial gratuito, è il servizio biblioteca scolastica, non il catalogo, ok? Perché se no finisce tutto col catalogo e poi la biblioteca è chiusa, nessuno sa cosa è stata fatta forse un'inventariazione. Guardate, io racconto di solito che arrivo a trovare su un singolo libro fino a cinque inventariazioni diverse, cinque, non ci crederete mai così, per ora il numero massimo è questo, perché tutti quelli che arrivano dicono dai facciamo un inventario, dai facciamo un catalogo, come se equivalessero queste due cose, e quindi il risultato è che la biblioteca è sempre ferma, non c'è di fatto perché la biblioteca esiste quando c'è un servizio di prestito. Ebbene, quello è l'obiettivo, organizzare e prestare. Ok, quindi veniamo a noi. Come abbiamo pensato di fare? Considerando che, appunto, come espediente narrativo, e non l'ho ancora detto, di solito dico che qui da noi in Cattolica abbiamo 105 persone che lavorano in biblioteca. 105 sono tante, è un servizio gigantesco. È, pensate, il servizio più grande della Cattolica, più grande del servizio didattico, con più persone. Allora, 32 di quelle persone lavorano al catalogo, creazione e gestione del catalogo. Più o meno altrettante, una trentina, lavorano alla, virgolette, settore acquisizione. Cioè loro progettano l'acquisto, il reperimento dei materiali e la loro organizzazione. Voi capite che 60 persone fanno metà catalogo, metà gestione dei materiali, scelta, gestione, scarto, magazzino, eccetera, eccetera. Quindi ne restano una quarantina, quelle fanno il servizio pubblico, prestito, quindi tutta la gestione del servizio, il banco, la consulenza, eccetera. Allora, voi capite che però sono tre settori separati. Se voi andate sugli uffici, c'è scritto ufficio catalogazione e là c'è scritto ufficio acquisizione. Sono due cose diverse. Le competenze che hanno i catalogatori, 5 anni di laurea. Le competenze che hanno quelli che fanno acquisto, 5 anni di laurea. E le competenze che hanno quelli che fanno reference, 5 anni di laurea. E sono 3 lauree diverse. Come si fa a fare questo senza essere bibliotecari professionisti? E non solo. Come si fa a fare questo nell'ambito della biblioteca scolastica? Ecco, questo è il nostro focus. Non esiste solo il catalogo, esiste gestione della collezione, gestione del catalogo, gestione del servizio prestito. Oggi vediamo l'insieme delle due cose che sono gestione del catalogo e gestione delle collezioni librarie. Ok, adesso vi condivido la piattaforma, vi do due paroline su come è costruita, per chi non l'avesse ancora vista, però la cosa fondamentale è, concentriamoci su questo, è come se fosse il tutorial che io faccio online purtroppo a tutti i nuovi aderenti, ok? Lo faccio io, tante volte
Non ce la fa voglio farli tutti io, insomma, non ce la faccio più farli tutti io, però mi piace poter, diciamo, avere l'esperienza di questo consolidamento, ne ho fatti centinaia e centinaia, ne faccio tutti i giorni. Ecco, vi faccio un po' quel tutorial lì, ok? Non sarò così tecnico e così preciso, ma vi faccio quel tutorial lì, cercando di farvi capire come in un colpo solo, efficacia, questo è il nostro motto, virgolette, efficacia, con un colpo solo noi andiamo a costruire il catalogo e costruire la nostra collezione libraria. E cercherò anche di farvi vedere tutte le criticità, perché abbiamo 45 minuti in cui io posso raccontarvi in maniera abbastanza puntuale quali sono le problematiche che le linee guida, IFLA, tante pagine, le abbiamo linkate sul sito, quindi se volete dare un occhio potete farlo. Le linee guida IFLA, aprono una serie di questioni, perché ovviamente bisogna essere competenti in materia editoriale per scegliere il libro adatto al ragazzo. Beh, voi sapete che in Italia in realtà non si comprano i libri per le biblioteche scolastiche, li regalano i genitori talvolta. Ecco, questa è una cosa che non possiamo dire all'estero, perché è una cosa terribile. Non esiste il fondo acquisto libri nella scuola italiana, fa niente. Ok. Vabbè, scusate, io di queste cose mi struggo ancora. Ok, quindi scegliere il libro, ma anche catalogarlo. Come facciamo a fare questa cosa? Ecco, adesso vi faccio vedere come la piattaforma ci aiuta, essendo progettata in modo completamente diverso da tutte le piattaforme per biblioteche che avrete visto nella vostra vita, come aiuta a fare in un colpo solo questa cosa. Ecco. Io mi permetto di fare questa mossa, scusate, mi do la spalla un istante, vado qui sulla mia scrivania e prendo, adesso, scusate, sulla mia libreria Expedit, che tanto consiglio anche alla scuola. Okay. Scaffali, 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 non armadi, non armadi, non armadi, questo è il nostro motto, un altro. Ok, quindi userò Topotipi, il meraviglioso Topotipi, per chi di voi sia in questo momento di un istituto comprensivo, non lo so. E poi userò questo meraviglioso libro che invece è un tantinello più complesso, sì. Questo direi che è di una quinta liceo scientifico, forse difficile anche per loro, sì, lo usiamo. Allora, lo usiamo, dicevo, anche in sì, materia di studi in cattolica, sì, quindi potrebbe essere anche dalla laurea triennale, ma non mi dilungo. Ok, userò questi due libri come esempio. Se abbiamo tempo ne farò anche altri, però allora, a me quello che serve è farvi vedere come questi libri possano essere, diciamo, inseriti con un clic da un lato e poi però gestiti nell'ambito della biblioteca. Ok, questo è il mio obiettivo dei prossimi 45 minuti. Passerò però prima in rassegna brevissimamente le funzionalità della piattaforma. Questo. Anzi, prenderò anche qualche altro video, perché di solito uso. Vabbè, dopo lo faccio. Dai, sì, ce l'ho. Questo mi piace. Userò anche questo, dai. Questo è un libro che va per la maggiore, Young Adults. Questo è un settore che tanto consiglio a tutti. Ok, è un settore editoriale, guardate, questo assolutamente in crescita in tutto il mondo. Cioè, in Europa c'è un'esplosione di questo settore editoriale, un business pazzesco, se la guardate dal punto di vista di chi vende il libro. Da noi semplicemente non esiste. Okay. Allora, condivido la schermata, vediamo se la tecnologia mi assiste. Sì, condivido la schermata e cosa faccio? Dunque, vi mostro questa. Ecco. Allora, ecco qua. Io spero che si stia vedendo. Ecco, che cos'è questa schermata? Beh, questa schermata è in realtà la schermata di ingresso, quella che noi chiamiamo dashboard, lo vedete qui avanti, qua in alto a sinistra. Questa è la dashboard della nostra piattaforma. Ecco, mi perdoneranno i colleghi dell'Istituto Comprensivo della Margherita, ho voluto usare la loro piattaforma ad esempio. Ecco, cosa vuol dire questo? Vuol dire, vabbè, questo è scontato, ma lo dico lo stesso. In realtà noi costruiamo per ogni polo di rete. L'IC della Margherita è un polo di rete, sono quasi una ventina di plessi. Quindi è una grossa rete sul territorio qui del sud Milano, no, forse già del Pavese, questo non lo so più ormai. Ok, comunque è un territorio molto vasto, molto disperso e quindi è uno di quegli istituti accorpati dal Ministero. Allora,
vuol dire che ci sono tantissime scuole qui all'interno, tante infanzie, tante primarie, tante secondarie. La prendo ad esempio per quello. Ok. Allora, vedete che la piattaforma si presenta in un modo che potremmo definire del tutto eterodosso rispetto alle altre piattaforme grigie e tristi per biblioteche. Qui abbiamo un codice colore. Il codice colore contraddistingue le aree di lavoro. Okay? Non sto a dirvi che l'azzurro riguarda la parte bibliografica e di gestione catalogo, si vede. Non sto a dirvi che il viola sta ad indicare tutto ciò che riguarda prestito e circolazione dei documenti, quindi restituzione, iscrizione, tutte quelle cose. Sì, anche in scala, nel senso in scala cromatica. Il giallo, la ricerca, ok. Sì, non mi dilungo più su questo aspetto. Ecco, tecnologicamente vi posso dire due paroline, due per non dilungarmi su questo aspetto. Ecco, tecnologicamente questa è la piattaforma, lo anticipavo prima, più aggiornata dal punto di vista proprio informatico, se posso esprimermi in termini del tutto generici. Informatico perché? Beh, intanto è tutta fatta con componenti open source. Ecco, in Italia la nozione di open source è un po' sfuggente rispetto al resto del mondo, io lo specifico sempre. Open source vuol dire a codice aperto, ma soprattutto gratuito. Da noi open source significa sto pagando un sacco di soldi per avere un prodotto open source e nessuno, se lo dite all'estero, capirebbe di che cosa parlate. Io di solito anche qui faccio l'esempio, altro espediente narrativo. Il nostro progetto Cloud Scuola, cioè la nostra, il nostro ente non profit, nasce sul modello di Apache Foundation. Magari pochi conoscono Apache Foundation, beh, vi dico, conoscete internet? Sì, tutti conoscono internet, ok? Allora, Apache Foundation sviluppa e regala al mondo i server che fanno funzionare internet. I server Apache sono quelli che fanno il server HTTP, quello che scrivete in cima a tutti gli indizi. Beh, quelli là sono tutti i server Apache. E sapete quanto li hanno pagati tutti quelli che li usano? Niente. Perché il vero open source è gratuito, cioè ci sono milioni, milioni, centinaia di milioni di server internet che funzionano, internet esiste grazie a questo. Gratuito. Apache Foundation è una fondazione privata che agisce nel nome e per conto del bene collettivo, regalando server internet all'umanità. Boh, adesso noi non siamo bravi e grandi come loro, però questo è il modello. Open source uguale gratuito. Tante volte open source non vuol dire innovativo. Beh, qui invece vuol dire innovativo. Noi qui riconoscerete magari anche una matrice, no? Di organizzazione delle schermate. Beh. Questa schermata è organizzata secondo il modello di sviluppo di Google. Google rilascia un proprio framework di sviluppo, è l'ultima cosa tecnica che dico, lo giuro. Beh, quel framework di sviluppo ci consente di essere allineati alla tecnologia di Google. Questa è la piattaforma allineata alla tecnologia di Google, l'unica esistente in questo momento a livello continentale. Stiamo iniziando a fare la rete delle biblioteche scolastiche rumene, stiamo iniziando a fare la rete delle biblioteche scolastiche spagnole, adesso con tutti i disastri che, ahimè, il virus ha fatto sia nel nostro che nel loro paese, però questo per dirvi, anche se non lo vogliamo, si vede che è diversa dalle altre, si vede che funziona meglio, si vede che, per esempio, guardate questo è abbastanza singolare, ecco, ho ridotto lo schermo, guardate cosa è successo. Qui la sto guardando da un tablet, qui la sto guardando da un PC. Ecco, allora, questa è una web app, non è un'app perché dovrei scaricare qualcosa, non è un sito web perché è una piattaforma, c'è un sacco di funzionalità che un sito web non potrebbe avere. Ha dietro nel suo back-end tre diversi database a tecnologia NoSQL. Sapete, quando si studia a scuola, anche all'università, mia figlia fa il Politecnico qui a Milano, arriverà al massimo a conoscere la tecnologia SQL. Bene, i big data si gestiscono da ormai 3-4 anni, 5, con i database NoSQL. Ecco, questa è l'unica piattaforma che abbia tre database NoSQL per ogni singolo portale, ogni singolo nodo di rete di ogni nostra scuola o insieme di scuole. Ecco, questo basta, non parlo più di tecnologia, però voi capite, non è
esattamente ciò che trovate di solito a pagamento, okay? Tantomeno gratuitamente. Ecco. Vi faccio notare che qui in alto a destra ci sono catalogo, che ha il sottoinsieme delle funzioni di catalogo. Quindi qui, se io ci entro, beh, trovo le stesse cose che trovavo nella dashboard, però sono solo quelle che hanno a che fare col catalogo. E quindi non ho altre distrazioni. Allo stesso modo, quando vado qui in circolazione, trovo tutto ciò che ha a che fare con la circolazione. E noterete che ci sono, ecco, torno alla home, ci sono sia qui sia nella home, ci sono tutti questi cruscotti, che mi danno una precisa idea di tutto quello che sta succedendo in questo momento. Vi ricordo che questa è la dashboard, cioè io ho fatto il mio login qua dentro, ho fatto il logon, no? Sono entrato dentro la piattaforma e questo è quel che vedo. Titoli oggi, copie oggi, utenti oggi, prestiti, eccetera, eccetera. Okay. Prestiti in corso, ritardi e scadenze di oggi. Quindi vuol dire che io con un clic so già tutto. Beh, provateci con qualunque altro software. Scusate se sono un po' provocatorio. Okay. Allora, su cosa ci concentriamo a questo punto? Beh, intanto sul fatto che tutti questi oggetti che noi chiamiamo card, perché il linguaggio di Google, per lo sviluppo di Google, Google chiama card tutti gli insiemi omogenei di informazioni e di funzioni. Quindi se io prendo quella gialla, guardate qui, questa è la card della ricerca, cioè in una singola card io ho tre diverse tipologie di ricerca, la ricerca semplice, la ricerca avanzata, la ricerca per liste, ok? È una curiosità. Guardate com'è la ricerca avanzata, vedete? Guardate com'è la ricerca per liste. Ecco. Vedete, ecco, guardate questa, se io la riduco al livello del tablet, pluf, o la riduco ancora di più al livello del mobile, pluf, ecco, questo lo vedo da mobile. Guardate sopra il menu come è diventato, vedete, Claudici della Margherita, ok? Ci sono i quadratini, non c'è più quello che prima c'era, e cioè lo rifaccio, pluf, catalogo e circolazione, e poi gestione del profilo. Questo è il profilo di chi si logga all'interno della piattaforma. Ecco, quindi voi capite, stiamo parlando di qualcosa che è effettivamente un po' diverso. E qui, puff, un pannello di controllo sempre a disposizione in cui io configuro tutti gli aspetti della piattaforma. È qualcosa effettivamente che tecnologicamente, quando qualcuno la vede, anche in ambito molto professionale universitario, dice: ragazzi, ma siete sicuri di regalare questa cosa? Questa, alcuni dicono, questa spacca, sapete, in quel linguaggio un po' milanese. Eh beh, sì, siamo sicuri e i risultati ci confortano. 3.000 biblioteche aperte in 2 anni e mezzo, compresa la pandemia, non è male. Non è male. Ok, allora, card, concentriamoci su questa. Importa nel catalogo la card rossa, quella del tutorial iniziale. Noi di solito facciamo almeno 2 tutorial con ognuno dei poli o scuole o insiemi, insomma quello che volete voi, di aderenti a CloudScuola. Quindi ogni singolo portale si fa il suo tutorial gratuito. E quello iniziale è questo. Importa nel catalogo. Ecco, quella differenziazione che vi facevo prima tra gestire il catalogo, costruirlo letteralmente e poi contemporaneamente o in un altro momento o con professionalità diverse, costruire come dire, le collezioni, no? L'insieme dei libri della mia biblioteca, un termine molto biblioteconomico, mi rendo conto, collezioni, ma si dice così anche in inglese, collection. Quindi abituiamoci a dirlo, no? Queste sono le nostre collezioni librarie. Ok, le nostre collezioni librarie vanno gestite. Vanno gestite come? Beh, se fossimo responsabili d'acquisto della Cattolica, beh, saremmo 30 persone che collaborano per decidere cosa comprare. A noi va un po' meno bene, noi siamo nella scuola e quindi i libri che troviamo in quella stanza dobbiamo in qualche modo gestirli. Ecco, noi diciamo linee guida. Le linee guida dicono che i materiali che mettiamo a disposizione dei nostri ragazzi in biblioteca scolastica devono essere adeguati alle loro esigenze. Ok, se non li compriamo è un po' difficile, ok? Ma allora cerchiamo di fare almeno un'operazione di selezione. Ecco, allora noi diciamo, senza troppo dilungarci e puntando all'efficacia dell'intervento, noi diciamo, vedete qui il nostro box rosso, no? Quindi card rossa, beh, la nostra card rossa, piccolina piccolina, però ha due funzionalità.
La prima ci dice: il tuo libro ce l'ha un ISBN? Bene, allora sparalo qua dentro col lettore ottico. Il tuo libro non ce l'ha un ISBN? Beh, allora sparalo. Clicca qui e fai in un altro modo, ma sempre in modo automatico. Allora, cosa succede quando io faccio queste due cose? Riflettiamoci. Beh, io sto già operando una distinzione all'interno dei materiali della mia biblioteca. Quindi, da un lato sto costruendo il catalogo, certo, dall'altro sto iniziando a selezionare i materiali. Ricordate linea guida, materiali adeguati ai nostri ragazzi. Riflettiamo. ISBN, che cos'è? È uno standard che è letteralmente obbligatorio, gestito dall'AIE in Italia, ma in realtà mondiale. Quindi in Italia l'AIE dice che è obbligatorio usare l'ISBN se vuoi entrare nei canali di vendita del libro. Quello è, punto. ISBN, International Standard Book Number, che cos'è se non un codice che identifica quella specifica edizione di quello specifico titolo? Bene, da quando esiste? Dai primi anni 80. 40 anni fa, fantastico. Quindi se noi diciamo ISBN sì, ISBN no, stiamo in realtà dicendo fai una selezione dei tuoi materiali sulla base della loro vetustà, cioè di quanto sono vecchi, in adesione alle linee guida IFLA che dicono che in biblioteca scolastica non dovrebbero esistere materiali inadeguati alle esigenze del ragazzo di oggi, 2021. Ok? E voi sapete che la grafica influenza tantissimo i nostri ragazzi che sono millennials, cioè nascono con competenze visive che sono molto diverse dalle nostre. Per loro leggere è un processo molto più complesso che per noi, perché loro il testo lo vedono come immagine, quindi una copertina, un titolo, loro vedono quei colori, quella grafica, li colpisce, sì, no. E beh, voi capite che questo è logica, è percettiva, no? Cioè, allora, se vogliamo adeguarci alle linee guida internazionali, entrare nel nostro mondo, nel mondo di internet, dobbiamo pensare che i nostri ragazzi con i libri vecchi non possono avere che fare. Ebbene, dire ISBN sì, ISBN no può sembrare tranchant, ma intanto stiamo dicendo, uno, sono pubblicazioni ufficiali, cioè sono entrate nell'egida dell'AIE, Associazione Italiana Editori. Non lo stiamo dicendo, ma voi lo sapete meglio di me. Quando parliamo di scuola italiana, parliamo di ragazzi che arrivano fino a 18, massimo 19 anni. Vuol dire che al 95% e passa sono minorenni. Materiali da rendersi disponibili a minorenni. Vogliamo che siano edizioni non ufficiali? Vogliamo che siano edizioni che non si sa quali siano? Non sappiamo cosa c'è scritto, non sappiamo cos'è? No. Ha l'ISBN? Sì, procediamo. Non ha l'ISBN? Lo mettiamo da parte. Certo, c'è una procedura che ci consente di gestirli, non l'ho ancora detto, lo vediamo dopo, ma entrambe queste procedure sono collegate al Servizio Bibliografico Nazionale, SBN, famosissimo, no? Ecco, beh, noi diciamo, vogliamo agire con efficacia, bene, non vogliamo, fidatevi, metteteli da parte, non ponetevi problemi, ne parleremo in un secondo tutorial. Adesso ci interessa che semplicemente quelli che sono i libri che possono andare con sicurezza nelle mani dei ragazzi, siano editi ufficialmente, non siano troppo vecchi e non generino problemi di contenuti. Voi sapete che GDPR alla mano, quindi Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, qualunque genitore di qualunque dei nostri minori può venire a chiederci: ma chi ha dato in prestito questo libro a mio figlio? Perché non volevo che leggesse questa cosa. Ecco. Di questo stiamo parlando, di quello che in Cattolica fanno 30 persone, scelgono il libro giusto per il loro utente. Bene, qui noi vi diciamo, fidatevi di noi, questa è una procedura che già distingue ciò che può essere dato in prestito da ciò che non può essere dato in prestito e deve essere revisionato. Si chiama gestione ordinata delle collezioni, auspicio delle linee guida IFLA, ok? E noi lo facciamo in questo modo semplice ed efficace. Ce l'ha l'ISBN? Sì, sparalo dentro lì. Non ce l'ha l'ISBN? No. E allora non lo sparare dentro lì. Vi faccio vedere cosa succede quando io sparo l'ISBN dentro lì. Ve lo dico già, cioè io faccio plit, poi ve lo mostro quando l'ho diviso, no? Anzi, ve lo faccio vedere, guardate. Faccio così che faccio prima, interrompo condivisione, torno reviso, ecco qua. Prendo libro, ok,
questo grande successo editoriale, un libro che va bene, diciamo, dalla secondaria inferiore in su. Questo, ovviamente, all'ISBN. Perfetto, io faccio così. Ecco. Okay. Faccio plit. E adesso torno di là, ok? Vi faccio di nuovo la condivisione, così facciamo in un colpo solo tutte le attività. Ok, ho fatto quel plit, ecco, adesso lo faccio davvero ecco, mi colloco sulla finestrella e faccio il plit. Ecco, con questo atto, senza neanche dare un invio, non ho dato un ok, non do niente, guardate qui, io nel giro di un istante ho finito la catalogazione. Adesso qui ci vorrebbe la musica del colpo di teatro, tutte quelle cose. Ok, non so se avete capito. Plit! Non ho fatto altro. Questa è la scheda, finita la catalogazione. Ecco, allora, cosa diciamo noi? Siamo nell'era dei metadati, se siamo capaci di usarli, il risultato può essere questo. Cioè, noi, docenti, insegnanti, non siamo bibliotecari, non dobbiamo imparare a catalogare. No, no, no. Noi dobbiamo, nell'era dei metadati, imparare a codificare, a decodificare quei dati. Vedete questi dati, questi qua? Questi sono dati fondamentali che un catalogatore professionista, non sapremo mai chi, ma un catalogatore professionista che agisce sulla rete SBN, che ha studiato e che ha una laurea per fare quella cosa lì, ha imputato qua all'interno del suo applicativo, che ha creato questo record nella rete nazionale, boh, noi lo usiamo. Semplicemente noi lo usiamo, ve lo posso rifare, guardate, non salvo. Ok, ritorno di qua e vi faccio rivedere questo giochino, faccio plit, che avete visto prima diviso, plit, catalogato. E così per qualunque libro. Ok, cioè, allora, vogliamo capire che la catalogazione, il catalogo non sono un problema quando la piattaforma è adeguata ai tempi? Vogliamo capire che siamo nell'era dei dati, direbbero quelli più bravi tra noi, nell'era dei metadati. I metadati sono sempre disponibili se sappiamo cercarli e sappiamo usarli. Noi con questo semplice plit cosa facciamo? Andiamo con quel codice, cerchiamo su ISBN, pardon, su SBN, sono quasi omonimi, sul Servizio Bibliografico Nazionale, cerchiamo quel titolo, scegliamo tra quei titoli quello a maggiore rappresentatività, lo esportiamo, lo importiamo di qua, ok, e puff, in quel millisecondo, pum, è arrivato, ok, finita la catalogazione, ok, non c'è niente altro da fare. Quello che invece noi dobbiamo fare, dicevo prima, è imparare a leggere quei dati sono articolati in un modo specifico, quei dati sono fatti come prescrivono le norme internazionali, quindi è anche per questo che noi non dobbiamo mettere mano a quei dati così sono, così restano, quelli sono, questa è la scheda ufficiale italiana di questo libro, ok? Come degli altri che vedremo. Ecco, la cosa importante è che noi impariamo a leggerli, noi quando facciamo questi corsi anche con i ragazzi del liceo, noi insegniamo a leggere questi metadati. E a capire come sono divisi. Qui c'è una parte di catalogazione descrittiva, ve la faccio vedere, questa evidenziata, anche se vogliamo questa, sì, questa, ok, la collana, ok, la descrizione fisica della serie, ok, ma c'è anche una parte di catalogazione semantica, cioè è quella che dice di che cosa parla il libro e lo dice in modi molto strutturati, in modi standard che si usano a livello globale. Allora, se io vi dico classificazione decimale Dewey, beh, accidenti, non starò a tediarvi su questa cosa, ma qui stiamo dicendo che, beh, questa è la codifica che troveresti a New York per questo libro, nella Public Library di New York è collocato così, a Parigi è collocato così, a Pechino è collocato così. Ecco, noi cosa facciamo però? Noi siamo una biblioteca scolastica, magari siamo anche una biblioteca ancora non secondaria superiore. Ecco, allora noi insieme ai docenti cosa facciamo? Usiamo questi dati per codificare quello che le linee guida prescrivono, cioè lo scaffale tematico, lo scaffale argomentale. Ecco, con questi dati in mano noi abbiamo l'oggettivazione dei dati, sia descrittivi da una parte, sia, e lo sto evidenziando qui, guardate questo, genere o forma, romanzo di formazione. Beh, accidenti, questo è un bel, voi capite, è
Cioè, più di così, allora ci dice che è narrativa italiana e vi ricordo, nelle biblioteche di tutto il mondo c'è una macro suddivisione dei materiali che è tra narrativa e saggistica. Vi prego, usate questi termini. Sono molto biblioteconomici, certo, ma narrativa è ciò che racconta cose. Saggistica è ciò che spiega cose. Quindi il libro che spiega cose sarà saggistica e il libro che racconta cose sarà narrativa. Ecco. È semplicissimo spiegarlo a bambini, spiegarlo a ragazzi, quindi usiamo le terminologie che loro troveranno quando andranno a lavorare all'estero, perché così sarà, troveranno nei paesi dove andranno, troveranno questa distinzione tra narrativa e saggistica. E facciamolo, vi prego, non chiamatemi divulgazione, come spesso sento dire nelle scuole, ciò che divulgazione non è. Divulgazione è un'altra classificazione di UE, non è la narrativa, pardon, non è la saggistica. Ok, comunque, detto questo, io posso decidere che questo libro mi finisca sullo scaffale del, vedete qui, romanzo di formazione. Io genero, creo uno scaffale che è proprio quello del romanzo di formazione. Oppure, altra fattispecie, ho pochissimi libri. Peccato, pochissimi libri. Quanti romanzi di formazione troverò? Due? Tre? Non lo so, però diciamo orientativamente pochi. Bene, potrei far entrare il romanzo di formazione in una macro categoria. Ecco, questi sono i ragionamenti che noi facciamo. Cioè noi prendiamo, che ne so, guardate, torno in vista così vi mostro un paio di libri che scelgo di solito oculatamente. Ok, allora, questo qui è un romanzo di formazione. Se vado a pescare questo qui, dopo lo vediamo, beh, e questo mi parlerà di relazioni. Mi parlerà di come si raccontano le bugie per mentire alla mamma, per invece confidarsi con l'orsetto. Perfetto. E poi, questo è un libro che parla di affetti, dei primi amori. Ok. Allora, queste tre categorie, romanzo di formazione, affetti, relazioni con i genitori, ecco, possono finire in un solo scaffale se io ho pochi libri. E quello scaffale potrebbe essere, per esempio, non, voi capite, sono troppo pochi questi tre libri per fare tre scaffali con un libro solo, no? Ok, uno su relazioni con i genitori, uno su questo qua, romanzo di formazione, uno su innamoramento, amore, affetto, insomma, quelle cose. Non si può. Li metto tutti e tre insieme e faccio affetti, sentimenti, passioni, uno scaffale. E magari gli do un bel pallino. Un pallino, cosa potremmo mettere? Siamo conformisti, dai. C'è un pallino rosa? Ecco, il pallino rosa sceglierebbero i ragazzi, vi consigliamo di farlo fare a loro. Lo trovo. Vabbè, ce li hanno consumati tutti. Quello qua, pallino rosa. Un bel pallino rosa è quello che potrebbe finire sull'etichetta di questo nostro libro. Guardate qui. A dare una collocazione sullo scaffale di questo tipo. Ok, allora torno a bomba dall'altra parte. Condivido quindi ancora la schermata. Perdonatemi se faccio questo continuo rimpallo, ma è importante. Quindi, se io imparo a codificare questo mio metadato, no? Questa articolazione di metadati qui, beh, io troverò tutto quello che mi serve. Adesso completo l'esempio, vi faccio vedere. Prendo il magnifico topotipo, tanto amato anche da mia figlia. Ecco. Prendiamo questo topotip, facciamo print. Catalogato. Wow, e come sono stato bravo! Guardate, ho messo ben tre soggetti in un microsecondo. Sono stato bravo. Ok, allora, catalogazione descrittiva. Ok, questo è tutto quello che mi dice l'autore, l'illustratore. Vi faccio notare solo che l'illustratore in questo caso diventa autore principale, molto interessante. Prevale l'aspetto illustrativo, molto interessante dal punto di vista della codifica del metadato. Ecco, guardate qui invece. Qui mi dice narrativa italiana del Novecento. Sì, questo non è recentissimo, effettivamente. Ok, quindi siamo nella narrativa, non ci piove. Guardate qui. Soggetto, storie illustrate. Bene, allora, è un soggetto un po' atipico da trovarsi, però può capitare. Storie illustrate vuol dire che prevale una forma editoriale in questo libro. Cioè, è una storia illustrata che, pensate, anche nell'infanzia può essere utilizzata perché in realtà non la legge il bambino, ok? È per prelettori, no? È la fase proprio dei primi libri. Eccola qua. E quindi menzogna, primi libri. Cosa succede qui? Che Topotip si confida con l'orsetto, ma accidenti, mente alla mamma. Ok?
Guardate qui, genere o forma, noi qui stiamo parlando di società, relazioni. Ecco, se io metto insieme tutte queste tipologie, io, beh, voi capite, ok, posso fare uno scaffale su storie illustrate che parlano di menzogne? Beh, non mi capiterà questo, forse un altro, ok? Mettete su un patrimonio medio di, prima abbiamo visto 4.500 libri, ce ne avrò tre. Okay. Ok, allora li metto tutti insieme e parlo di affetti e relazioni. Ok, faccio lo scaffale rosa degli affetti e relazioni e voi capite, sto gestendo la mia collezione unicamente a partire dai metadati oggettivi. Oggettivi, io non ci ho messo mano, ok? E quindi io creo scaffali secondo le linee guida, sto comportandomi esattamente come quelle 60 persone in cattolica che fanno. Per metà l'acquisto e per metà, okay, la catalogazione. Bene, io con un plit faccio tutto questo. Noi nel tutorial insegniamo a decodificare questo dato. Bene, questo dato lo usiamo per costruire lo scaffale. Prendiamo, cosa volevo? Oh, questo qui, dai, sì. Ok, prenderò anche. No, non mi piace questo. Scusate, sto litigando con i libri che ho sullo scaffale. Beh, prendo quell'altro che vi ho mostrato, ok? Allora, torno indietro, non salvo neanche questo libro, e faccio un altro miracoloso split per esaurire il problema della catalogazione, ok? Allora, questo è il libro che vi ho mostrato prima, dicendovi che è abbastanza complesso, e split. Allora, questo qua è un libro che parla di intelligenza artificiale, ok? Guardate qua. Guardate, soggetto, intelligenza artificiale. Wow, questo è un grande autore che si occupa appunto di algoritmi, di machine learning, insomma, di tutti quegli aspetti di cui troverete cose scritte e dette da me in giro per il mondo. Prima vi dicevo, andate a vedere Twitter, LinkedIn, insomma, tutto quello che volete, trovate un sacco di stupidaggini che ho raccontato su questi aspetti. Ok, ovviamente legati alle biblioteche. Ecco, lui no, invece il Domingos qua si occupa in realtà di algoritmi, ok? E quindi lo fa. Quindi, diciamo, parla di, guardate qui, tanto per capirci, intelligenza artificiale e dello specifico aspetto algoritmi, impiego nell'informatica. Ecco, vuol dire che questo può finirmi, a seconda di quanti ne avrò, sullo scaffale, beh, dell'informatica in generale. Boh. Può finirmi persino sullo scaffale, posso letteralmente creare a mio piacimento lo scaffale. Dell'intelligenza artificiale, magari ne trovo 10, vale la pena, sì, può essere, lo faccio. E a questo punto, siccome io non sono più in un istituto comprensivo, beh, lo ordinerò esattamente come lo ordinerebbero a New York, Parigi, Pechino, Londra, Roma, eccetera. Ecco, 006.3 sarà il suo codice di ordinamento, quindi quello è intelligenza artificiale, algoritmi. Ok, ecco, sì, questo ve lo mostro volentieri perché avete visto che prima c'era scritto narrativa italiana del 2000, narrativa italiana del 1900. Ecco, quella è l'etichetta associata alla classe. Talvolta non si vede. Ecco, sì, questo talvolta accade, però ci aiuta il soggetto. Normalmente questo accade, a volte addirittura accade che su SBN si trovino in inglese, sì, questo un po' mi sfugge, ma potrebbe esserci scritto, che ne so, Artificial Intelligence, ok, lì accanto a 006.3, però, ok, poco male, no? Quindi noi abbiamo strumenti di costruzione, una volta che abbiamo interpretato questi dati, abbiamo strumenti di costruzione del nostro scaffale. E scaffale dopo scaffale, noi anche in modo non progettato a monte, anzi noi vi aiutiamo da questo punto di vista a non progettare a monte questa cosa, perché mi chiedono, ma cosa facciamo dunque, adesso torno in vista, cosa facciamo dunque? Progettiamo a monte il numero di scaffali, poi lo configuriamo di là nel pannello che ci ha mostrato? No, non facciamo così, dico io. Quando avremo sparato 100 ISBN, beh, avremo una prima statistica. Quanti sono narrativa? Quanti sono saggistica? Questo lo sapremo già, perché è una proiezione, possiamo farla. Se sono 80% narrative e 20% saggistica, già sappiamo come andranno le cose. Ecco, guardate, da questo punto di vista volevo fare una piccola condivisione, ancora, poi chiudo, siamo credo sì alla fine. Ecco,
Avete visto, insomma, mirabolanti prestazioni di Plitt? Catalogazione in un Plitt. Ecco, non è neanche più in un click, è in un Plitt. Ok. Però dietro, ovviamente, ci deve essere questo supporto metodologico, cioè quello che vi insegna a leggere quei metadati, che vi dà un ausilio, come quello che adesso vi ho banalmente mostrato, alla costruzione dello scaffale, perché scaffale dopo scaffale si costruisce una biblioteca che è efficace e adeguata ai ragazzi. Quindi, abbiamo messo da parte tutto ciò che non è ISBN e vi ricordo o troppo vecchio o non edito ufficialmente. Sono minori, il materiale deve essere adeguato, non troppo vecchio. Adeguato vuol dire anche esteticamente, anche appetibile. Cioè vogliamo farli leggere questi ragazzi, non possiamo dare la roba vecchia di 100 anni fa e non se la leggerebbero mai. No? Adesso ne ho qui alcuni di esempio, vabbè, non li trovo. Però diciamo pur con ISBN, voi capite, primo. L'ha preso l'ISBN 40 anni fa, un libro di 40 anni fa è inguardabile oggi da un ragazzo. Ok, cioè, guardate questa che grafica, questa è già una grafica che sente il peso degli anni, ma è di qualche anno fa. Questo forse anche di più, questo è ad alta leggibilità. Ok, quindi materiale adeguato ai ragazzi da un lato e dall'altro stiamo mettendo da parte tutte le problematiche legate alla gestione di un acquisto che non facciamo e quindi alla gestione che noi dobbiamo fare nel modo più intelligente possibile del nostro patrimonio che troviamo lì o che costruiamo con donazioni, no? Quindi possiamo decidere di mettere qualcosa da parte. Perché? Perché sono minori, perché le linee guida prevedono che abbiano materiali adeguati e perché il nostro catalogo ci aiuta, la nostra piattaforma ci dice: ce l'ha l'ISBN? No, allora pensaci un attimo. Ce l'ha l'ISBN? Sì, allora sparalo. Ok, guarda solo se è un po' vecchiotto, ecco, questo possiamo aggiungere perché potrebbe non essere adeguato pur avendo l'ISBN. Ok, ecco, che cosa produce questo approccio? Ve lo mostro. Produce intanto una velocità di inserimento, vabbè, l'avete capito, rapidissima. Noi, l'ho detto anche l'altra volta, non mi ci dilungo, noi vediamo questi, sono i codici a barre, che servono su ogni libro per identificare il singolo pezzo. Quindi ogni singolo libro ha il suo codice a barre. Okay. E quello è, diciamo, la versione di oggi dell'inventario, se vogliamo ragionare così. Comunque, su questo non mi dilungo. Ecco, l'aspetto più interessante, secondo noi, è l'efficacia, vado a condividere, l'efficacia di quello che andiamo a fare in termini proprio di servizio. Vi dicevo prima, noi vogliamo che ci sia servizio, ok, e non catalogo. Il catalogo non serve se non c'è servizio, se non c'è prestito, se non c'è lettura. Ed ecco qua, abbiamo cercato di aggregare tutti i dati del 19 e del 20, del 2019 e del 2020. Aggregare tutti i dati rispetto alla, diciamo così, ecco, è un parametro molto biblioteconomico. Adesso ve lo racconto un secondo e poi vi saluto. Ok, ecco, letteralmente abbiamo analizzato quello che si chiama indice di circolazione e lo abbiamo disaggregato. Che cos'è l'indice di circolazione? Ho ancora 7 minuti, concedetemi. L'indice di circolazione è quella parte dei parametri di funzionalità della biblioteca che misura il rapporto tra quanti libri ho e quanti ne presto. Ecco, questo è fondamentale in tutte le biblioteche del mondo che sia tenuto sotto controllo. Ok, le biblioteche scolastiche anche di più, perché sono l'anello debole della catena della lettura in questo momento in Italia, lo dicono i numeri, ok? Ecco, quindi cosa stiamo guardando qua? Stiamo guardando quanto si muovono i libri di particolari scaffali. Allora, guardate qua. E se posso dirvi, tutti noi lo sappiamo che è così, senza pensarci troppo, no? Quelli blu sono i valori superiori al 100%. E cosa sono? Narrativa, umorismo. Queste sono, lo ribadisco, statistiche aggregate di tutta la piattaforma. Adesso non saranno le 3.000 che vi ho detto perché sono dati che abbiamo consolidato al 2020, però sono la gran parte delle biblioteche di Klaus Pohla. Ecco, quindi 341% narrativa umorismo e a seguire narrativa horror e a seguire narrativa avventura nella storia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io vi sto dicendo con questo numerello percentuale che se io ho 100 libri di narrativa umorismo, ne presterò 341. Vuol dire che ogni libro subisce tre prestiti. Ok? Guardate invece
scendere, che cosa troviamo? Intorno al 100%, leggende, fiabe, narrativa generale, vabbè, è una categoria un po' strana, un aggregato di categorie, ma mitologia sotto il 100%, vuol dire che se io ho 100 libri ne presterò 80. Allora, prendetevi conto, nelle biblioteche italiane il valore medio di circolazione è 0,1, ok? Espresso in percentuale 10%. Vuol dire che se io ho 100 libri ne presto 10, se ne ho 10 ne presto 1. Ecco, questo è. Qui noi parliamo di numeri che sono assurdi, ok? Per le biblioteche italiane sono numeri totalmente fuori scala, sono numeri che beh, derivano da quell'approccio efficace. Questa è la chiave di Klaus Schwab, approccio efficace, risultati professionali senza avere, diciamo così, una formazione professionale, quella che vi aiuta ad avere la piattaforma. Bene, quello che mi preme mostrarvi è che, allora, le ultime cose che dico, sotto il 100% troviamo tutto ciò che magari noi metteremmo in una biblioteca se non pensassimo alle esigenze dei ragazzi, e quindi la mitologia, e quindi la poesia, e quindi guardate i classici quanto sono prestati. 0%, e l'epica cavalleresca, 0%, narrativa in lingua straniera, 0%, interessante, e il romanzo storico, wow, 0%, qui ci finisce Promessi Sposi, tanto per capirci, e storie di adolescenti, tanto pedagogiche, 0%. Allora, questa è la realtà. Se vogliamo fare pedagogia della lettura, dobbiamo avere i libri adatti ai ragazzi. E i ragazzi, siccome questo è un modello di biblioteca nel quale è lo scaffale che parla, è una biblioteca disintermediata rispetto al bibliotecario, allora questo modello porta il ragazzo a toccare il libro, a prenderlo, e a prendere solo quello che gli piace. E la seconda volta prenderà ancora quello che gli piace e imparerà sempre di più, aumenterà i propri skill. Gli skill sono: capisco quel che mi piace e mi perfeziono in quel che mi piace conoscendo gli autori. Questi sono i due skill che vogliono, che le linee guida internazionali vogliono e che noi, facendo quello che abbiamo detto che è possibile fare con la piattaforma Clonscuola, possiamo fare. Vi faccio vedere la saggistica, che è tristissima. Ok. Ecco, solo l'arte, forse perché ci sono un po' di licei artistici in piattaforma, ma allora, diciamo che l'uso della saggistica è ridotto veramente. Ok, il 60% sarebbe un numero gigantesco per una biblioteca di base italiana, è vero, ma su Klaus Schwab i numeri sono quelli della realtà internazionale, in particolare nord europea, e allora vi dico che quegli 0%, perché averli? Facciamo una biblioteca che sia orientata alla pedagogia della lettura. Ok, questo è quanto. Dai, chiudo così il mio intervento. Penso di essere, sì, forse ho qualche minuto. Sì, 16:57. Ecco, se mi consentite, posso magari dare un occhio alla chat e verificare che qualche domanda incomba oppure no, se sono in grado di farlo. Ok, vediamo, vediamo. Ok, non riesco a trovarlo, ma fa niente, dai. Ok. Ecco, sì. Ecco, suggerisce quindi di dare ai ragazzi quello che vogliono, evitando di tenere in biblioteca cose che non sono gradite. Ecco, sì, certo, questa è in qualche modo la conclusione che potremmo dare a questo nostro incontro. Sì, nel senso che se parliamo di pedagogia della lettura, cioè se vogliamo insegnare il piacere della lettura, che è il ruolo che le linee guida ci affidano, ragazzi. E questo è il ruolo, sì. Se vogliamo che questo sia, questo deve essere. Cioè, i Promessi Sposi là dentro sono il residuo di una visione di biblioteca scolastica che è legata al complemento alla didattica. Forse ne ho parlato la volta scorsa, sì, sicuramente mi sono dilungato, questo è uno dei nostri motti di base, cioè abbandoniamo la visione per la quale la biblioteca scolastica è storicamente intesa quella che complementa la didattica, perché siamo nell'era di internet. Nessuno leggerà mai questo meraviglioso libro di Philippe Daverio che tengo qui in un liceo artistico, perché si cercheranno qualcosa su Wikipedia. Quindi diamogli l'occasione di avere un contraltare rispetto all'obbligo di studio sul libro. Avranno la possibilità di leggere per piacere. Questa è la biblioteca scolastica ed è questo l'anello mancante nelle politiche della lettura in Italia. Vi ringrazio.
Vi saluto, vi ringrazio anche per le domande che in realtà, sì, avessi saputo che c'erano, mannaggia, non le ho guardate, avrei potuto onorare di più. Vediamo se riesco, perché adesso mi tagliano. Quindi. Ok, forse è stato chiarito la questione di Cloud, ma Cloud consente di integrare Cloud? Sì, allora, la logica dell'integrazione è una logica anche qui di servizio. Quindi vi invito a chiamarci, vi invito a parlarci. Direttamente, ecco, io vabbè, non riesco a rispondere a tutti, però non lo faccio subito, magari lo faccio, per esempio, adesso mi avranno chiamato 1.000 persone, non potevo rispondere, ok. Sì, dai, ok. Quindi, ok, dai, non ce la faccio più, adesso termina l'incontro. Quindi diciamo che sì, possiamo ragionare in termini di integrazione, ma tra scuole, possiamo ragionare in termini di integrazione tra scuole ed enti diversi. È solo questione di policy di servizio. Noi dobbiamo favorire la lettura nei ragazzi. Quindi, se questa cosa serve, facciamola. Se questa cosa non serve, non facciamola. Tecnicamente è possibile. Certo, vi ho fatto vedere come in un click, agganciati a SDN, noi possiamo scaricare quello che vogliamo. Allo stesso modo può succedere, no? In verso opposto, però facciamolo valutando solo la coerenza del servizio biblioteca scolastica. Beh, questo è quanto. Vi ringrazio, grazie a tutti. Ah, volendo può andare ancora avanti, wow. Sì. Ok, allora vediamo se ci sono altre domande. Ma no, dai, tanto sarà registrato, adesso vediamo se ci sono altre domande, al limite rispondo a una sola. Sì. È comunque se mi stanno chiamando, tanto per cambiare. Ok, no, dai, sì, dai, chiudiamo qui, dai. Sì, anche per il PCTO. Per il PCTO ovviamente noi facciamo questi stessi laboratori. Ok, questa è l'ultima cosa che andrò a dire. PCTO sì, è un argomento molto interessante, purtroppo li abbiamo dovuti chiudere perché i nostri PCTO ovviamente servono per organizzare gli scaffali. Di più, servono per farli organizzare i ragazzi. Interpretano i metadati, riorganizzano la biblioteca a loro immagine e somiglianza. Beh, accidenti, però agganciate alle linee guida internazionali. Questo. Pensate in termini di appropriazione, di possesso, cioè la mia biblioteca scolastica. Questo è il valore vero dei PCTO che facciamo con i ragazzi e si possono fare solo in presenza. Questo per forza. Prendiamo i libri, li spostiamo, distruggiamo quello che c'era e lo ricostruiamo secondo una nuova modalità condivisa con i ragazzi. Ovviamente, ripeto, nell'aderenza a tutte le più rigorose linee guida internazionali, questo sì. Però condividendo con i ragazzi l'afflato di costruire una nuova biblioteca a partire dalle ceneri della vecchia. Ecco, questa è l'ultima cosa che dico, vi ringrazio tantissimo. Il prossimo appuntamento isoleremo un altro aspetto, magari lo comunicheremo in anticipo. Questa volta non siamo riusciti, abbiamo deciso di fare questa presentazione concordandola con coloro che sono appunto in fase di adesione, quindi loro avranno già un'infarinatura per il tutorial. Alla prossima, grazie a tutti.